è veramente per noi importante e abbiamo il piacere di avere qui con noi il presidentissimo della nostra federazione, dottor Matteo Pellicone. E subito al dottor Matteo Pellicone, allora, grande festa nella grande casa della lotta internazionale, perché abbiamo letto ieri sulla Gazzetta dello Sport l'inserimento della lotta nelle Olimpiadi, no? Rimasto ormai tre discipline che deciderà poi il CIO esattamente a settembre. Il programma olimpico che certamente riguarderà il 2020, ma forse si proietterà anche per il 2024. E quindi tutto questo è positivo, va benissimo tutto quello che lei ha detto, però io sono sempre, posso usare un termine un po' pesante? Sì. Certo. Sono sempre incazzato perché ritengo che non esista al mondo la possibilità che una disciplina come la lotta possa essere messa in discussione da un comitato esecutivo del CIO che ha dimostrato di non essere capace a bloccare le lobby, a bloccare tutti i gruppi di pressione. Quindi non riesce a controllarli, non riesce a controllarli anche perché comitato esecutivo opera con voto segreto e quindi è più facile avere queste pressioni esterne, perché è inconcepibile, guardando tutti i parametri che si possono guardare, audience televisive, interesse dei media, interesse degli spettatori, tutto quello che vogliamo, non esiste al mondo che la lotta possa essere al 26° posto. Io so che il presidente Rog non pensava mai che si potesse avere un'opinione pubblica così decisa a sostenere la lotta. Basta pensare che in Giappone sono state raccolte 1 milione di firme, cioè 215 kg di firme raccolte a favore della lotta. Non parliamo anche poi di Wall Street, tre finanziere hanno messo a disposizione diversi milioni di dollari, cioè c'è stata una reazione. Russia. Ecco, vogliamo parlare di Russia. Proprio ieri parlava il giornale che addirittura nel pomeriggio arrivava al congresso Vladimir Putin proprio a difendere la lotta, perché nella Russia la lotta è veramente, se non dico sport nazionale, comunque uno dei più praticati, si parla di 550.000 atleti praticanti la lotta, non solo, poi anche la stessa America con Barack Obama ha fatto una lettera dove comunque sosteneva la continuità della lotta nelle Olimpiadi. So per certo che Rog è rimasto sorpreso da tutte queste reazioni e da queste pressioni. Russia, parliamo della Russia, siamo stati a Mosca a fare il congresso della FIRA. A Mosca è venuto il ministro dello sport ed è venuto poi a chiusura del congresso il responsabile dello sport nello staff del presidente Putin. Allora entrambi, l'uno in apertura, l'altro in chiusura del congresso, ha detto che il problema della lotta è seguito personalmente da Putin e che sia il presidente Putin che il governo faranno tutto quello che serve per aiutare la lotta. Termine era: lottiamo per salvare la lotta. Allora dinanzi a queste cose è chiaro che devo pensare che il comitato esecutivo del CIO ha preso un provvedimento, tra l'altro a mio giudizio anche politicamente miope, cioè un provvedimento sbagliato e miope politicamente, perché due paesi, Giappone e Turchia, sono probabili per, come se candidati alle prossime Olimpiadi, probabili, probabilmente o l'uno o l'altro, perché la terza città candidata è la Spagna, possono diventare sede dei Giochi Olimpici del 2020. Allora, il Giappone su 7 medaglie d'oro vinte a Londra ne ha vinte 4 nella lotta. In Turchia la lotta è sport tradizionale. Allora, la mia domanda, ma come si può andare ad un congresso del CIO, per la certezza è una sessione del CIO, e andare ad assegnare una sede per organizzare i Giochi Olimpici, quindi un impegno veramente
importante, costoso. Non dimentichiamo che anche l'Italia era candidata e il governo Monti ha ritirato questa candidatura per problemi ovviamente di natura finanziaria, non certo organizzativa. Allora, come si può andare ad assegnare la sede di queste Olimpiadi e contemporaneamente togliere lo sport, togliere lo sport è più importante per questi due paesi. Ecco, ma l'accusa dei giornalisti è stata anche sul fatto che alla sessione del CIO non era presente la FILA. Guardi, e lo riportava anche ieri presidente, sì, diceva come mai erano, ecco, questa è soltanto una situazione politica di depistaggio o effettivamente ha peccato la FILA non essere presente alla sessione del no. CIO. Il CIO sa perfettamente di aver fatto un gravissimo errore, quindi è alla ricerca di giustificazione e quindi mette in giro queste notizie. La FILA era a Phuket per questo congresso perché ospite della federazione thailandese di lotta, un congresso programmato molto tempo prima, ma la FILA non si sentiva minacciata per quanto riguarda, e quindi, ma presumo come non si può sentire minacciata nell'atletica, o come non si è sentita minacciata il nuoto, nell'atletica, il nuoto, il calcio, la pallavolo, la pallacanestro. Anche la lotta, come ho detto prima, la lotta aveva ricevuto una lettera di complimenti da parte dei due dirigenti importanti del CIO. Quindi ha fatto il suo congresso perché era programmato questo congresso e credo la stessa cosa avrebbe fatto chiunque. Ma il CIO aveva bisogno di giustificare un gravissimo errore, aveva bisogno di giustificare perché ha preso questa decisione. Allora, uno di queste giustificazioni era perché il presidente stava a Phuket invece che a Losanna, oppure che dovevamo fornire notizie che non abbiamo fornito, e tutte cose di questo genere che a mio giudizio lasciano sono il tempo aleatorie, sono aleatorie. Fra l'altro questa esclusione della lotta ha fatto il giro del mondo e si è mosso veramente tutto il mondo, anche persone che praticamente non conoscono poco oppure non praticavano lotta, anche perché secondo il mio punto di vista è impensabile pensare un'Olimpiadi senza lotta. È come pensare un'Olimpiadi senza lotta e la maratona, cioè che hanno, certo, che hanno dato sviluppo alle Olimpiadi. È come decapitare queste Olimpiadi, perché sono i due gesti più naturali dell'uomo, presidente. Certo, ma non c'è dubbio, la lotta è stata per mille anni nel programma olimpico, dal 708 a.C. fino a quando sono chiuse le Olimpiadi, quindi mille anni per le Olimpiadi antiche. Ed erano poi gli sport importanti, o comunque erano atletica, lotta, pugilato, pancrazio e poi un po' le corse dei cavalli, quindi gli sport erano pochi. Tra questi pochi sport, ecco, la lotta faceva parte di quel gruppo. E poi è stata nel programma olimpico per altri 100 anni con le Olimpiadi moderne. Quindi io credo che se vogliamo continuare a chiamarli giochi olimpici, gli sport di base debbono rimanere soprattutto quelle 5-6 discipline che hanno fatto parte sempre del programma olimpico dell'antichità. Diversamente chiamiamolo i World Games, certo. Non ci riempiamo la bocca di spirito olimpico perché andiamo a snaturare ecco, le Olimpiadi con un richiamo a uno spirito olimpico che alla fine, togliendo gli sport che hanno fatto le Olimpiadi, certamente non esiste, non viene fuori. Sì, anche perché poi ci sono degli sport che sono molto settoriali, presidente, cioè si sono sviluppati in alcune nazioni ma non in altre, mentre invece la lotta con altre discipline ormai sono universali, cioè non esiste più. Anche l'Africa, diciamo, fra l'altro l'Africa, anche se non aveva lo stile libero la greco-romana, ma loro sono ricche delle loro le loro lotte tipiche delle tribù, no? Come del resto è ricca anche i paesi dell'est, quindi è improbabile vedere un'Olimpiadi senza lotta, cioè è impensabile, no? Certo, non c'è dubbio. In Africa vi sono parecchi stili di lotta tradizionale, tra l'altro la FILA cura anche le lotte tradizionali, come fatto un po' storico, come fatto di costume, e quindi queste lotte possono tranquillamente nel tempo, come si hanno maggiore disponibilità, trasformarsi nello stile o negli stili olimpici, quindi questo è normale. Togliere la lotta dal programma olimpico
veramente qualcosa che snatura, come diceva lei, l'Olimpiade, ma qualcosa di veramente assurdo, qualcosa che non esiste. Io per principio non vado a fare i confronti fra le varie discipline sportive, quindi non ne voglio citare nessuna, però ecco, parlando in termini generali, fanno parte delle 25 discipline di base sport che hanno poche centinaia di praticanti, che ad esempio, per ricitare come ha fatto lei, l'Africa, forse in Africa non sono praticate per niente. Certo. Quindi siccome il programma olimpico è il coinvolgimento di tutti e cinque i continenti, la lotta viene praticata in tutti e cinque i continenti. Vi sono alcune discipline sportive che già anche in Italia hanno pochissime praticanti, immaginiamo nei paesi africani, sudamericani e via dicendo. Presidente, nel futuro si pensa di unificare la greco-romana con lo stile libero o rimarranno sempre separate? Ma era un po' una proposta mia, non potendo dire al CIO ritratta la decisione che hai preso. Allora, rimanevano le 25 discipline scelte dal comitato esecutivo. La proposta che avevo fatto era, allora, solo per il 2020 portiamo da 25 a 26 le discipline di base, in modo che entra la lotta. Poi, per lasciare un posto alle nuove discipline, tra le quali era incluso anche il karate, portiamo da 28 a 29 il tetto massimo delle discipline, perché è 28, portiamolo a 29, in modo che davamo al karate, al baseball e altri la possibilità di concorrere. A fronte di questo dovevamo dare qualcosa, e quindi proprio per consentire l'eccezionalità di questo provvedimento. Allora, la soluzione poteva essere: unifichiamo i due stili di lotta, portiamo a 8 le categorie per i maschi e a 6 per le donne, in modo che riduciamo da 18 a 14 le discipline. Quindi veniva fuori un compromesso che era risolutivo per noi e non dovevamo ancora aspettare settembre per avere la certezza di rientrare nel programma olimpico, e davamo anche al CIO la possibilità di dire: benissimo, la lotta ha adottato un provvedimento eccezionale, eccetera. Tra l'altro, a mio giudizio, unificare i due stili della lotta poteva essere anche un discorso positivo per la lotta stessa, per tutta una serie di motivazioni che forse è lungo spiegare, motivazioni di promozione della disciplina, cioè è più facile promuovere un solo stile che non due, quando più volte il CIO ha detto che sono due sport molto simili. Quindi noi avremmo risolto definitivamente e per sempre il problema. Questo secondo me e avremmo forse incrementato parecchio in molte nazioni, tra cui l'Italia, dove la lotta ha delle difficoltà di fare proselitismo, avremmo risolto anche per parecchi paesi il problema di allargare la base dei praticanti. Presidente, una domanda: lei è il presidente sia del karate, della lotta e del judo. Ieri, quando il CIO ha fatto l'elezione, nella prima elezione il karate si trovava a 6 punti rispetto alle altre. Lei si è trovata in una situazione, perché presidente del karate, presidente della lotta, sicuramente avrebbe voluto che tutte le sue tre discipline fossero olimpiche, giusto? Certo, ma io le dico, il fatto di aver fatto questa proposta, di essermi battuto per questa proposta, è perché volevo certamente risolvere il problema della lotta, ma anche avere la possibilità per il karate di avere le sue chance a Buenos Aires. Quindi la lotta si risolveva ora a San Pietroburgo e il problema della 29esima disciplina si risolveva invece a Buenos Aires, dove il karate aveva le sue chance. Però la cosa strana del karate, che sta accadendo sempre che parte in testa e poi alla fine, ed è incomprensibile, ingiustificabile anche le cose dette dal CIO, che non si possono mettere molti sport di combattimento. Non è per niente vero e non è per niente giusto questo. Se gli sport di combattimento come il karate
sono sport praticati in tutto il mondo, ma perché non si deve mettere in più nel programma olimpico? Tra l'altro vogliono reinserire il baseball, che all'ultima edizione, mi spiace dirlo per gli amanti del baseball, ma c'erano le tribune vuote. Sì. Alle penultime Olimpiadi c'erano le tribune vuote del softball soprattutto, perché comunque ci sono degli sport, come dice lei, sono più circoscritti in alcune nazioni, mentre in America il baseball sicuramente ha più l'evoluzione del calcio in Italia, però l'Olimpiade si parla di sport universale, quindi sono d'accordo con lei. Presidente, un'ultima domanda, poi lo lasciamo andare. Siamo all'inizio del nuovo quadriennio, la salute della lotta italiana. Ma la salute della lotta italiana, noi stiamo vedendo questo torneo, cioè torneo di greco-romana, 32esima edizione del Trofeo Milone, città di Sassari, che è diventato Golden Grand Prix, quindi sono due tornei, uno già fatto in Russia e uno fatto qui a Sassari. I primi otto andranno a Baku per fare la finale, una finale importante. E noi, non vi è dubbio che abbiamo delle difficoltà, ma delle difficoltà di avere più ragazzi in palestra. Ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo rinnovato quasi totalmente il consiglio di settore, abbiamo preso già delle iniziative per quanto riguarda la scuola. Io credo che ci dobbiamo impegnare tutti, consiglio di settore, comitati regionali, per cercare di allargare la nostra base. Se noi riusciamo ad aumentare il numero dei praticanti, non vi è dubbio che abbiamo più chance a individuare il talento che poi può vincere qualche medaglia e quindi automaticamente fare della promozione. Ho visto dei combattimenti bellissimi, validissimi per i nostri, però è chiaro che un presidente deve chiedere sempre qualcosa in più. Certo, sono d'accordo con lei. D'accordo. Grazie presidente, e ci auguriamo tutti quanti che la lotta rimanga per sempre nelle Olimpiadi. Grazie Fabrizio. Grazie.